E Radio Radicale, siamo con Carla Cantone del Partito Democratico per parlare della conferenza stampa che ha fatto ieri sera il Presidente del Consiglio Conte sul New Deal. Allora, si è parlato anche del ponte di Messina e dobbiamo dire che oggi, insomma, c'è stato un certo sconcerto qui a Montecitorio, soprattutto tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle su questa iniziativa. Allora, lei è stata segretario degli edili della CGIL, le volevo chiedere un po' se è rimasta sorpresa di questa cosa e le volevo chiedere un po' quando era nel sindacato lei che posizione aveva assunto. Beh, la posizione che avevo nel sindacato, pur occupandomi di edilizia, sono sempre stata contraria perché ritenevo che ci sono tanti cantieri, tante opere pubbliche da finire, tante infrastrutture che servono anche alla Sicilia, in particolare per quanto riguarda tutto il sistema dei trasporti, perché se noi colleghiamo la Sicilia con la Calabria, capisco, è importante, ma sarebbe anche importante collegare bene, per esempio, Palermo con Catania, Catania con Enna, Enna con Caltanissetta, Trapani con Palermo. Sa quante strade da sistemare ci sono in Sicilia? Tantissime opere utili da fare. Quindi non mi scandalizzo di questo, dico solo che non è una priorità. Non ho compreso bene perché Conte ha deciso di rilanciare quest'opera come una grande opportunità di lavoro. Non lo so, no, io ho molti dubbi, io penso che ci sono tantissimi, tanti cantieri da aprire che danno tante opportunità di lavoro. Senta, ritiene che nel corso del passato si siano, diciamo, parecchi esponenti politici giocati la loro credibilità sul ponte di Messina? Ma non so se si rendono conto che si giocano la credibilità. Certo che parlare del Ponte di Messina come un'opportunità di lavoro, di investimento, di occupazione, lavoro per le grandi imprese, fa sempre gola a qualsiasi ministro o persona che si è occupato del nostro paese, no? Tanti presidenti del Consiglio, se penso Berlusconi, gli piaceva da morire parlare del Ponte di Messina, ma anche tanti di oggi. Però non so, ecco, non penso che si siano posti il problema di una credibilità. Sicuramente non hanno riflettuto bene se effettivamente è una priorità o no. Dovrebbero fermarsi un attimo, fare quattro conti, sia quelli di prima che quelli di oggi, e provare a verificare cosa serve davvero il paese, cosa serve alla Sicilia, e forse si rendono conto che non si tratta di credibilità, si tratta di dire una cosa che poi probabilmente sono 50 anni che se ne parla, non andrà in porto neanche adesso. Mi viene sempre in mente la Salerno-Reggio Calabria, 40 anni di interventi, perché quella era una priorità. No? E invece i tempi si allungavano sempre. Il ponte sullo stretto non credo che sia una priorità. Bisogna prima mettere in sicurezza tutta la Sicilia e i siciliani sanno che ne hanno bisogno. Poi certo, chi lavora in edilizia, chi spera di poter avere un'occupazione lì, ha voglia di fare il ponte perché cozza con degli interessi, delle necessità e delle esigenze diverse. Però bisogna fermarci un attimo e riflettere. Senta, lei l'avrebbe fatta la conferenza stampa di ieri annunciando un no deal senza niente di scritto? Non sono il Presidente del Consiglio, se lui l'ha fatto vuol dire che riteneva giusto farlo. Quindi quando mi troverò, semmai nella prossima vita, perché questo è impossibile, a fare il Presidente del Consiglio, ma mi viene da ridere solo a dirlo, magari ci penso, adesso proprio no, non saprei, no. È Conte che decide, Conte ha fatto bene a decidere così. Io rispetto molto Conte e devo dire che è un uomo che ha una grandissima pazienza, una grande pazienza, perché mettere d'accordo tutti, sia nella maggioranza che affrontare l'opposizione, non è una cosa semplice. In un frangente come questo non lo invidio neanche un po'.
E proprio per questa ragione io lo sostengo. Lei pensa che il Movimento 5 Stelle nessuno avrà nulla da dire su questa cosa? Ah, bisogna chiederglielo a loro, ma penso che con un ragionamento molto equilibrato, molto serio, qualcosa da dire avranno, immagino. Bene, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Carla Cantone del Partito Democratico che, lo ricordiamo, è stata anche segretaria nella CGIL confederale degli edili. Grazie. Se lei...